Dunque, siamo qui con Andrea Vianello, il conduttore di Agorà. Quello che le vorrei chiedere è in quale modo si integra effettivamente l'attività di giornalismo, ma anche l'attività in televisione, con quello che avviene online, diciamo. Ci sono state varie trasmissioni di Agorà su questo tema. Beh sì, più che varie trasmissioni, in realtà un po' noi l'abbiamo preso come uno degli assiomi del nostro programma, nel senso che pensiamo che in questo momento la televisione non debba, come si era detto, temere la concorrenza della rete, degli altri mezzi moderni di comunicazione, ma debba interagirci. E questa interazione è nata, naturalmente, probabilmente anche inaspettatamente rispetto a quelle che erano le idee stesse di noi che facciamo televisione. E quindi, una volta nata, questo cavallo bisogna cavalcarlo, anche perché è un bel cavallo da cavalcare. I programmi televisivi, soprattutto, anche, o diciamo soprattutto, io direi, perché forse nel varietà è diverso, ma soprattutto i canali dei programmi di informazione, non soltanto naturalmente quelli politici, credo che per mostrare vitalità non debbano solo avere ascolti. Noi fino adesso siamo abituati a considerare l'ascolto passivo, cioè tutte le persone che guardano la televisione, l'audit, perché ci dà i numeretti la mattina. Magari ci sono programmi che hanno meno numeri, ma che hanno più vitalità, e questa vita la trovano nella loro seconda vita, che è la vita nel secondo schermo, che è lo schermo del tablet, che è lo schermo appunto dell'iPad, dell'iPhone, del computer, che permette di interagire col programma o commentandolo in parallelo con quello che sta accadendo, e quello è, diciamo, una fruizione, diciamo, indipendente da dove va il programma, oppure se il programma è in grado, se ha l'intuizione, io credo molto in questa novità, è il programma che deve andare a intrecciare questo dibattito parallelo, farlo diventare una risorsa in più. Risorsa in più vuol dire che le suggestioni che ti arrivano dalla rete tu le puoi riversare all'interno del programma mentre lo stai conducendo, non solo come contenuto di tweet che per esempio, adesso basti pensare che noi facciamo informazione politica, i politici adesso comunicano molto via Twitter, non solo il tweet anticipa Twitter spesso le agenzie di stampa, ma i commenti vengono dati prima su Twitter che su i microfoni dei giornali, ma anche perché è un modo per interagire al volo con l'opinione pubblica, con gli ascoltatori, capire quello che sta succedendo, capire la reazione, coglierla, saperla mettere dentro. Quindi, insomma, è secondo me in questo matrimonio fra i due mezzi che c'è la TV del futuro. Molto spesso alcune trasmissioni, ma anche Agorà, ma anche altre, hanno generato in tempo reale una quantità incredibile di tweet, di commenti, di ascoltatori. Come pensa che si potrebbe valorizzare, usare tutta quella quantità veramente grande, ingente di contenuti che vengono prodotti anche per migliorare a monte, no? La trasmissione stessa. Ma intanto già comunque di per sé sono un valore aggiunto, no? Io non penso che debbano per forza necessariamente poi essere trasmessi in onda. A me per esempio non piace tantissimo una scelta interessante che è stata la prima scelta poi di Twitter, cioè quella di mandare da parte delle trasmissioni tweet in sottopancia mentre il conduttore sta andando avanti. Mi sembra un modo che non viene utilizzato poi dal programma. L'ascoltatore a casa, il telespettatore li vede, ma il conduttore non li vede e quindi non può farci un riferimento. È come se fosse una doppia visione separata. Invece secondo me è più interessante quella appunto che fa entrare alcune tweet selezionati all'interno del dibattito. Avere un dibattito parallelo comunque è un valore aggiunto. Io penso che sia comunque già un successo per un programma, non necessariamente lo dobbiamo rimettere dentro al teleschermo. Se poi all'interno di quello che accade, cioè di questo, diciamo, brulichio di mormorii, di balbettii o anche di commenti o anche di urla, perché poi spesso, insomma, nei social network magari si va anche con l'accetta, si è meno diplomatici di quello che si potrebbe essere se si andasse in onda, no? Lo stesso telespettatore in Twitter si permette di dirti dei giudizi molto tranche anche in onda non direbbe mai. Allora, questa cosa, poi trovare un modo per comunque farla entrare dentro, è secondo me una delle chiavi. Io però, insomma, ci tengo soprattutto a dire che in questo momento chi fa televisione deve capire che se non hai questa seconda vita sei morto. Cioè, i programmi possono sembrare vivi, ma in realtà sono morti. Magari fanno ascolto, ma in realtà sono morti. Se non lo capisci in tempo, muori. Se lo capisci in tempo, sopravvivi. Allora, non guardiamo solo il numero dell'Auditel, ricordiamoci di capire pure se c'è vita, se c'è movimento nei nervi, no? Se no, sei un corpaccione, sembri vivo, ma in realtà sei uno zombie. Chiarissimo, ultimissima domanda. Non pensa ci sia una specie di squilibrio, una scollatura comunque tra quello che gli ascoltatori sanno effettivamente, le competenze degli ascoltatori per quanto riguarda la tecnologia, i social media e l'online, e quello che
il giornalismo propone come spiegazione di questi strumenti. Faccio un esempio, in alcuni casi sono state date delle spiegazioni di come funziona Facebook, ad esempio, che hanno incontrato delle critiche molto accese degli ascoltatori, perché non sempre la situazione è proprio così. Che cosa ne pensa? No, penso che, come dire, il mondo della rete è un mondo difficile da trattare, perché chi ci sta dentro è molto geloso della propria competenza, no? E quindi guarda anche con aria un po' snob a volte il mezzo di comunicazione di massa più tradizionale, che è la televisione. Quindi non fa sconti, non perdona, non permette che venga banalizzato, non permette troppo che venga divulgato. Probabilmente non c'è neanche necessità di divulgarlo. È un mondo che si sta sviluppando da solo, è un mondo che cresce, un mondo molto meno giovane di quello che pensiamo, perché anche quello è uno stereotipo, diciamo, da atteggiamento tradizionalista, è pieno di gente di tutte le età. Io non credo che la televisione lo debba spiegare, io credo che la televisione lo debba ne debba usufruire, non sfruttarlo, sto dicendo un'altra cosa, cioè debba interagirci. Ecco, io penso che si viva, i due mezzi possono vivere da soli, però in questo momento credo che forse più la televisione abbia bisogno della rete che la rete della televisione. Grazie tantissime di averci concesso il suo tempo, dottor Vianello, e buon proseguimento di festival. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.